quella che è stata un'attività di arresto e di applicazione di una misura cautelare reale. Poi chi mi seguirà vi spiegherà meglio in che cosa consistono queste misure cautelari, che sono l'esito di una attività di indagine che io reputo molto, molto interessante e molto meritoria da parte della Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura della Repubblica. E mi fa molto piacere vedere che a tutto campo la Procura opera su una serie di nella repressione di una serie di reati, tra i quali reati economici e fiscali, che a volte nell'ambito dell'opinione pubblica fanno meno notizia o comunque sono meno mediaticamente impattanti, ma che però comportano dei seri problemi dal punto di vista della salute dell'economia locale e poi anche su tutto il territorio nazionale. L'attività di evasione fiscale, le attività di irregolarità e di frodi fiscali che vengono commesse, direi quotidianamente, sul territorio nazionale, portano degli effetti di distorsione delle corrette regole della concorrenza e dell'impiego del lavoro, tali per cui diventa fondamentale l'attività di indagine e di contrasto di queste forme di criminalità. Questa indagine è proprio una dei casi del genere, cioè si tratta di una situazione in cui, con dei meccanismi abbastanza oliati e diciamo che per un certo periodo hanno avuto anche successo, venivano aperte e chiuse delle società che poi compensavano i loro debiti con crediti fittizi, e così facendo riuscivano sostanzialmente ad avere degli utili, dei guadagni assolutamente illeciti, a non pagare nulla per quanto riguarda l'aspetto fiscale e contributivo in genere, e così facendo, come dicevo prima, alteravano le normali regole della concorrenza, e oltretutto potevano, questo tipo di attività, come ben si comprende, poi può produrre delle situazioni anche drammatiche a livello dell'occupazione, perché in un primo momento dei soggetti vengono assunti da società e vengono impiegati per svolgere attività lavorative, e poi successivamente si trovano magari di colpo senza lavoro. Queste sono comunque conseguenze ulteriori. Per il dettaglio di questa operazione, invece, della quale io peraltro ringrazio in questa occasione, e mi corre il dovere di farlo, la Guardia di Finanza, che ha svolto veramente sempre con grandissima professionalità tutta l'attività, e mi congratulo anche con la mia sostituta, dottoressa Rosa Maria Iera, che ha anche lei coordinato tutta l'attività, e devo dire sono molto soddisfatto per come sono andate le cose e per l'esito che al momento questa operazione ha avuto. Poi probabilmente ci saranno ancora altre cose da fare, altre attività da svolgere, però a questo punto mi sembrava corretto anche informare l'opinione pubblica di quanto è avvenuto. Lascio la parola alla dottoressa Iera, che magari vi spiegherà bene anche perché siamo partiti dal nostro territorio e che cosa è successo in relazione a questi fatti. Sì, grazie al procuratore. Io mi associo ai complimenti e ringraziamenti al nucleo della Guardia di Finanza di Vercelli per l'impegno profuso in questa attività di indagine, che è stata complessa ma si è in qualche modo sostanziata in un arco temporale tutto sommato limitato, per la complessità invece di quanto poi è emerso nel corso dell'attività. Ed in particolare quello che siamo riusciti a capire è l'emersione, l'esistenza di una rete societaria
composta da una pluralità di società, quasi 50 società, almeno per quelle che per il momento siamo riusciti ad individuare, tutte riconducibili ad un unico soggetto, che sostanzialmente riuscivano a evadere l'imposta e quindi a non pagare l'erario e l'INPS tramite un meccanismo di compensazione di crediti inesistenti con debiti tributari e debiti previdenziali. Il meccanismo utilizzato è sostanzialmente sempre lo stesso ed è sistematico e soprattutto frequente in tutte le società che abbiamo avuto modo di osservare. E sì, come dire, senza entrare troppo nella tecnicismo, visto la complessità dei reati tributari, è sostanzialmente questo: ci sono delle società committenti, delle società di rilevanza nazionale, cioè o anche delle grandi imprese che si occupano di logistica e di distribuzione, che sostanzialmente appaltano dei lavori di pulizia, trasporti, logistica a delle società subappaltanti. Queste società subappaltanti, che noi abbiamo individuato in tre macro società, a loro volta subappaltano questi contratti a delle altre società subappaltanti, società che noi abbiamo definito società operative. Queste società operative, attraverso delle società di consulenza, sostanzialmente riescono ad ottenere questi contratti d'appalto presentando dei DURC e dei DURF regolari alle società committenti e quindi alle grandi società di rilevanza nazionale, DURC e DURF che sono regolari, però lo sono sulla base di una dichiarazione ideologicamente falsa, perché si basa proprio su questo meccanismo di compensazione di crediti inesistenti con debiti tributari e previdenziali. Le società, sia le società operative che le società di consulenza, sono riconducibili ad un'unica figura apicale, che poi è il soggetto che è stato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere e che noi abbiamo individuato essere il promotore, il creatore di questa rete societaria, nonché amministrazione di fatto di tutte le società operative e di consulenza. Abbiamo anche avuto modo di osservare nel corso dell'attività di indagine alcuni elementi caratteristici e ricorrenti nelle società operative, oltre ovviamente al ricorso al meccanismo fraudolento di compensazione di cui vi ho detto, anche ad esempio, vi cito qualche altro elemento comune e ricorrente, il fatto che avessero la sede legale molto distante dalla sede operativa e anche i rapporti correnti bancari fossero accesi in delle aree geografiche molto distanti dalla sede operativa. E ancora il fatto che tutte le cariche sociali di queste società fossero ricoperte da prestanomi. In realtà anche questi prestanomi sono stati attenzionati e sono stati oggetto della nostra attività di indagine, perché benché rivestissero la carica di amministratori di diritto, in realtà erano ben consapevoli del meccanismo fraudolento societario realizzato. Quindi, oltre però al reato, ai reati tributari che venivano realizzati con questo meccanismo, il proseguo dell'attività di indagine ci ha consentito anche di disvelare il meccanismo che sta alla base, quindi che sta a monte, non soltanto a valle dell'attività fraudolenta, riuscendo sostanzialmente a individuare una vera e propria associazione per delinquere, costituita da una pluralità di soggetti, ognuno dei quali rivestiva un ruolo specifico e delle competenze specifiche per la realizzazione di questi reati. E di fatti sono stati evidenziati, posti alla nostra attenzione, tutti i requisiti specifici dell'associazione per delinquere. Innanzitutto il vincolo associativo e l'individuazione di compiti specifici per ciascun sodale, quindi abbiamo detto il promotore, che è colui il quale è stato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, e altri soggetti che da un lato rivestivano delle cariche formali, quindi amministratori di queste società, e dall'altro però rivestivano anche dei compiti molto pratici, la cui ripartizione, le cui assegnazioni venivano date dal promotore, e ognuno si muoveva nella piena consapevolezza dei rapporti intersocietari e quindi del compito specifico nell'area di competenza attribuita a ciascuno.
Oltre a questo vincolo associativo, quello che abbiamo avuto modo di capire è che c'era anche una struttura organizzata, ben strutturata, che era sostanzialmente finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari. E non a caso parlo di numero indeterminato proprio perché queste società operative di consulenza venivano con una frequenza sistematica e repentina aperte e chiuse, e costituite nuove società che sostanzialmente subentravano nei contratti di subappalto assumendo gli stessi contratti, quindi con le stesse competenze delle società chiuse. E il motivo di questa facilità con cui venivano aperte e chiuse le società era perché le nuove società erano appunto società di nuova costituzione, quindi non conosciute dal fisco e dall'Agenzia delle Entrate e quindi meno suscettibili di controlli. E ancora, a corroborare il reato di associazione per delinquere è anche l'utilizzo di delle utenze private, delle utenze dedicate soltanto alle comunicazioni tra sodali, che venivano utilizzate soltanto tra di loro e quindi non venivano mai utilizzate per intrattenere rapporti, per così dire, con il mondo esterno. E tramite insomma l'utilizzo di queste utenze veniva utilizzato anche un linguaggio criptico, cioè delle parole che avevano un significato letterale totalmente svincolato dal contesto delle conversazioni, che però poi con i vari ascolti e con le operazioni di intercettazione siamo riusciti a ricondurre al significato intrinseco ulteriore, diciamo, rispetto al significato letterale, quindi all'effettivo significato che i componenti dell'associazione volevano attribuire utilizzando queste parole. E ovviamente anche questo ci ha dato evidenza della scaltrezza e della organicità del meccanismo realizzato e del vincolo associativo tra i vari componenti. Nella giornata di ieri sono state poi eseguite le misure cautelari contestualmente i sequestri e le perquisizioni anche sia locali sia in alcune sedi delle società. Nel corso delle quali insomma è stata acquisita una ingente mole di documentazione cartacea ed informatica e che ovviamente è ancora in corso di accertamento e potrebbe anche aprirci insomma ad ulteriori prospettive che allo stato ancora non abbiamo, insomma sono in corso di valutazione. Lascerei la parola al comandante della Guardia di Finanza che ha coordinato l'attività di indagine per ulteriori profili. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la Procura della Repubblica di Vercelli, nella persona del dottor Pianta, in questo caso della dottoressa Iera, per la fiducia che ci viene quotidianamente confermata dalle numerose attività di indagine, tra cui questa operazione che è stata esaustivamente descritta. Vorrei precisare qualche punto che è stato già assolutamente trattato, ma per chiudere un po' questa conferenza stampa vorrei un po' dirvi cosa di fatto è stato fatto in questo servizio. Cioè è stato sradicato un'associazione per delinquere che operava su Vercelli, Biella, Novara e altre province, quindi in zona, non parliamo di un qualcosa che l'abbiamo fatta noi ma riguarda altri territori, ma riguarda il nostro territorio, e per territorio intendo il territorio soprattutto dal punto di vista economico, lavoristico, contributivistico, e si è riusciti a eliminare quindi un cancro per l'economia, cioè un sistema ben organizzato, con così come sono state già descritte, con una struttura che partiva dal lavoratore che magari quasi inconsapevole di quello che accadeva a società all'estero anche di difficile individuazione, con un sistema fraudolento che attraverso crediti inesistenti, tendenzialmente realizzati per ricerca e sviluppo, andava indebitamente a compensare imposte dovute, che siano con imposte contributive, assistenziali, previdenziali, quindi si andava a realizzare quella che è l'evasione fiscale.
Questi soldi che dovevano quindi entrare nel bilancio dello Stato, nel bilancio del nostro paese, che in questo periodo vive sicuramente, come purtroppo un po' il resto del mondo, una situazione abbastanza drammatica, venivano convogliati nel reddito, nella disponibilità individuale dei membri sodali dell'associazione per delinquere, anche attraverso società all'estero. Quindi l'attività è stata complessa perché è stato necessario anche andare a individuare, attraverso i poteri di polizia valutaria, giudiziaria e tributaria, un po' la filiera del crimine che è stata messa in atto, e cercare di individuare, bloccare e recuperare le somme che sono state indebitamente evase. Quindi tutto questo aspetto di indebito arricchimento e di omissione di versamento di imposte allo Stato, che in questo periodo, penso più di altri periodi, ha bisogno di entrate per migliorare il gettito e per migliorare i servizi e per recuperare a quella che è stata un'epidemia globale che insomma, non aveva precedenti dal dopoguerra, è stata anche resa ancora più complessa perché, come dicevano i precedenti conferenzieri, la presentazione di DURC o visti di conformità, artefatti, fittizi, rendevano anche più piacevole questo sistema criminale per i grandi colossi. Ovviamente non facciamo nomi, ma parliamo di piattaforme logistiche di fama nazionale e internazionale, che in alcune materie, quali la materia contributiva, hanno una responsabilità solidale, per cui fanno assolutamente attenzione a sfruttare sistemi, diciamo, criminali, rischiando poi di sorbirne le conseguenze. Quindi in questo senso l'organizzazione per delinquere, rispetto ad altri servizi che sono stati fatti in passato anche dalla Guardia di Finanza di Vercelli, si è ancora migliorata nel rendere il proprio servizio criminale nei confronti dei committenti colossi il più pulito possibile, così da garantire un costo del lavoro molto più basso e quindi, come diceva prima il dottore, essere assolutamente competitivi, realizzando una sorta di monopolio, perché non c'è competizione laddove una normale società, per adempiere a tutti gli obblighi tributari, fiscali, previdenziali, assistenziali, ha dei costi, deve fornire un lavoro a un costo di un determinato importo. Laddove c'è un'evasione di questo tipo, si ha l'appalto al 100%. Quindi, diciamo, io ringrazio la Procura della Repubblica di Vercelli, perché grazie a questo servizio sul territorio, o comunque anche sul territorio, è stata garantita un presidio di legalità importante, che è andato a sradicare uno dei tanti fenomeni che crea davvero un documento all'economia del paese. Grazie.